Ciao ragazzi, buonasera, eccomi qui subito dopo il lavoro per farvi un nuovo video, la seconda parte del video sulla bordatrice Virutex PEB 250, PEB 250. La prima parte l'abbiamo già fatta la volta precedente, se scorrete trovate il video, la video recensione, e adesso c'è la seconda parte con la prova pratica. Io sono qui ancora vestito da lavoro, tutto impolverato, ma d'altro canto voi volete un falegname, non un damerino di compagnia, giusto? Quindi accetterete anche la polvere e quant'altro. Grazie di esserci. Un ringraziamento ai miei amici della Ferramenta Utensileria Affilatura Cervellin, che trattano, tra gli altri marchi, la Virutex. Andate a trovarli e fatevi mostrare un po' di attrezzature di questa marca. Detto questo, io passerei direttamente alla prova. Stasera dovevamo bordare un pezzo di legno che può essere un po' una mensola o quello che vi pare. Io qua ho questo pezzo di MDF e tenteremo di bordarlo sui quattro lati, ok? Vi faccio vedere un po' come funziona la macchina. Allora, iniziamo con questo bordo da 6 decimi legno, questo è Tanganica. Tanganica, quindi metto lo spessore del bordo a 5 decimi, così, taglio la lunghezza, siccome ovviamente non ha né intestatore né ritiratore, taglio un pezzo di bordo che mi serve, 2 o 3 centimetri in più di quello che mi serve, con una forbice seria. Non forbicetta da 2-3 euro per i bordi, specialmente quelli più grossi, ci vuole una forbice seria. Questo è il mio pezzo di bordo di legno da 6 decimi e questo è il bordo a cui voglio attaccare questa cosa. Quindi lo posiziono qui, ho già regolato l'altezza sia di qua che di là, sia in entrata che in uscita. Metto la velocità a 2, ok, ed è pizzicato e dentro, lui è pronto a partire. Mi posiziono qui con la mia mensola, metto la velocità a 2 e il bordo sta già venendo fuori. Eccolo qua. Così. Sono venuto fuori, fermo. Ho attaccato il mio bordo. Va bene? Sì, è attaccato bene dappertutto. Diamo un'occhiata, sì. Appena ho finito di passare il mio pezzo, ho riportato a zero la velocità, cioè l'ho spento. Adesso taglio via questi eccessi. Scusate che passo con la mia solita forbice. Adesso sono in una posizione scomoda, ma solitamente mi metto in una posizione un po' più comoda. Scuserete, ma non è il mio normale modo di lavorare questo. Qua, di qua, ok, questo lo mettiamo qui, con un raschietto, ma poi potete farlo con un rifilatore, con quello che vi pare, tiro via gli eccessi qua e di qua, e avanti, così, da una parte, aspetta che si veda, così, si vede? Sì, e dall'altra. Però io posso anche un po' indietreggiarmi, boh, perfetto. E anche dall'altra. Buono. Il bordo è attaccato perfettamente. Lo spigolo un attimo. Io in realtà di solito lo spigolo tutto attorno alla fine. Questa volta posso, tanto per le finalità del video, spigolarlo anche prima. Facciamo così. E facciamo così. Anche bello dolce come spigolo. Facciamo l'altro bordo e dopo i due pezzi lunghi con un altro bordo diverso. Quindi su questo bordo adesso prendo di nuovo dove finisce quello qui, così taglio anche a mano che tanto non c'è problema. Infilo qua, metto a 2, e il pezzo me lo ha pizzicato. Adesso prendo il pezzo, la nostra mensola ipotetica, avanti a 2, il pezzo sta andando avanti,
pezzo di bordo e qua. Ok. Controllo che sia tutto attaccato per bene, anche di qua. Sì, sì, eccolo qua. Va bene? Boh. Stessa roba come prima, questa volta ve lo faccio vicino, si vede? Sì. Normalmente questo lo faccio con un colpo solo, ma sto appoggiato a dei cavalletti o a un banco. Adesso viene male perché devo stare in una posizione scomoda. Eccolo qua, questo mi è venuto perfetto. Tiro via questo eccesso e questo con il raschietto scrapper della Stanley. E allè. Uno. E due. Va bene? Buono. Non vi ho detto una cosa riguardo all'accensione. Anzi, non ve l'ho neanche fatta vedere accesa. Aspetta che la giro. Eccolo qui. Vedete qui? Si vede? C'è scritto 196 sotto e 195, 196 sopra. Sotto è la velocità che ho impostato che doveva raggiungere la macchina, 196 è la velocità e la temperatura che ha raggiunto, quindi va bene. E qua adesso è a 0, vedete che se metto a 2 si accende il 2, se metto a 4 si accende il 4, è la velocità di avanzamento. Questo ve l'avevo in parte già spiegato l'altra volta, ma al limite vi riguardate se non l'avete già, se l'avete già visto il video precedente, e se non l'avete già visto vedetelo che così avete una visione completa. Adesso gli altri due bordi li facciamo diversi. Via i 6 decimi, via. Prendiamo questo bordo qua. No, questo no. Prendiamo questo bordo qua. Questo è 10 decimi, un millimetro, un bordo da un millimetro. Mi taglio la mia lunghezza che mi serve. Così. Sta registrando, sì? Sì. Così. E cosa? Via questo. Questo lo rimettiamo di nuovo qua. A 2. Anche uno starnuto in diretta, via. A 2. L'ho appiccicato. Prendo il mio, la mia mensola e procediamo. No, aspetta, ho dimenticato di fare una cosa. Ho cambiato materiale, quindi lo spessore lo metto a 8 decimi. Come vi spiegavo l'altra volta, se è un millimetro metto 8 decimi, se è 2 mm metto 18, mi sembra un po' meno, altrimenti non preme, altrimenti dentro il bordo non viene premuto sulla mia mensola. Vai, 2 e a lei. Ok. Eccolo qua, controlliamo che sia attaccato, è attaccato e forse ho messo anche un po' troppa colla perché infatti sta uscendo, dovrei regolarla un po' meno. Eccolo qua, bordo da un millimetro, quindi già un po' più impegnativo rispetto a quell'altro da 6 decimi. Anche in questo caso tiro via l'eccesso, alla, olla. E qui siamo a posto. E tiro via con il mio solito raschietto scrapper della Stanley 28590. Tiro via un po', tiro via, rifilo, diciamo, avanti, così. E mi vedete in una posizione strana perché, come vi dicevo prima, è per il video, però solitamente mi metto in una posizione molto più professionale, ci mancherebbe solo che lavoro così. Ok, qua l'abbiamo rifilato, lo rifiliamo anche dall'altra parte, così. Ci metto così tanto tempo perché sono in una posizione, come dicevo poco fa, scomoda, altrimenti in una posizione comoda faccio il track, fa il ricciolo e va via. Comunque, eccolo qui, e anche questo bordo lo abbiamo attaccato.
Vi do una spigolatina anche a questo, ma potete fare un tondetto, un gradetto, un raggetto con il rifilatore se volete. Così. Aspetta che proprio sono scomodo, ma comunque voi capite lo stesso. Olà. Eccolo, bordato anche questo perfettamente. Aspetta che gli do una spigolatina anche nello spigolo, così. Hola. Ed eccolo qua. Facciamo l'ultimo bordo e cambiamo materiale ancora? Sì, dai. Qua ho questo. Questo è 2 mm, quindi il materiale è ancora più impegnativo per una bordatrice. Vediamo come si comporta. Solita forbice professional, questa è già un po' più difficile. Infilo di qua, la larghezza è sempre la stessa, la larghezza del bordo, quindi faccio che pizzica. Il bordo questa volta lo metto a 18, visto che è 2 mm, metto a 18 decimi, insomma, il pressore, sì, la parte che va a pressare il bordo. Proviamo anche con questo materiale bianco, laminato, plastica, lo chiamano in tanti modi, PVC, l'ultimo bordo che non abbiamo ancora bordato. Vai! Aspetta, combiniamo un po', consideriamo anche che questo è un bordo un po' più difficile, quindi gli ho dovuto dare una spintarella con la mano all'inizio. Olla. E ciò nonostante, pur essendo un bordo bello grosso, l'ho attaccato perfettamente anche questa volta. Ok? Bene. Adesso avrei bisogno di forbici un po' più impegnate, cesoie più che forbici a questo punto. E infatti qua faccio fatica, ma insomma dai, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Vediamo qua. Si vede? Sì. Hai dato anche lì. Questa la sposto e vediamo se riesco con quel raschietto, anziché col rifilatore, a rifilare 2 mm. 2 mm sono tanti, e col raschietto c'è anche il rischio di danneggiare. E infatti è troppo duro per il raschietto. Qua questo è un lavoro che va fatto col rifilatore, no? Niente raschietto per il 2 mm di laminato, di PVC e quant'altro. Perché ci si rischia di impuntarsi e di danneggiare la superficie. Quindi cosa dire? Io direi che possiamo venire alle conclusioni. Abbiamo bordato su tutti e quattro i bordi con tre materiali diversi una mensola, che ovviamente andrebbe bordata con un solo materiale. Io è per farvi vedere diversi materiali, il 6 decimi, il 10 decimi e il 20 decimi di laminato. I pro e i contro. I pro di questa macchina sono la grande maneggevolezza. E il contro ha la sua limitazione, ovviamente. Non possiamo sperare di fare lavori enormi. A chi è consigliata? È consigliata al piccolo artigiano che non ha molto spazio, che ha bisogno di bordare non quotidianamente e superfici enormi. E quindi il mobiliere, un normale mobiliere come me, io sono anni che lavoro con questa, non con questa, con il modello più piccolo, il modello che non ha la velocità regolabile. Puoi regolare solo la colla. E bordo di tutto, mi ci trovo bene, non ho nessun problema. Se tu devi bordare pannelli di 3,5 metri, alti 6, che è il massimo che può bordare questa, non va bene questa, ovviamente. Si capisce che ogni cosa va messa nel giusto contesto. Quindi per il normale mobiliere che lavora da solo o al massimo in due, questa è una macchina come si deve. Io mi ci sono fatto il banco, quindi l'ho incassata a pozzetto, in modo che qua risulta a pari, e mi trovo bene. Gli ho messo anche le ruote a questo banco che ho fatto, sotto gli ho fatto due sportelli, un codo per mettere la colla e così via. Va benissimo, contentissimo. E sì, appunto, provando a portarla all'estremo, qualche difficoltà la trovo. Ho provato a
bordare un bordo tanto lungo con lo spessore massimo. Alla fine non riesce a starci dietro con la colla. Quindi se dovete fare lavori importanti, si capisce bene che dovete dotarvi di bordatrici di tutt'altro livello, anche della stessa Virutex volendo, o di qualche altra marca. Macchina consigliata, piccolo gioiellino. E cos'altro dirvi? Sapete che io della Virutex, del marchio Virutex, sono innamorato. Quindi, però sono obiettivo. La Virutex fa anche, tra le altre bordatrici, ne fa una a phon con la pistola dell'aria calda, che io l'ho provata quella non la consiglio, sinceramente. Quella non la consiglio. Questa sì, sia questa, qui, ecco, sia questa che il modello più piccolo, che il modello inferiore, consigliatissimo. Dopo, vi dicevo, io ci ho fatto il banco, ma se non volete perdere tempo a farvi il banco, come dicevo anche nel video precedente, la Virutex vi fornisce tutta una serie di accessori per questa bordatrice e per la sua sorella minore. Quindi un banco già fatto, rifilatore già fatto, il portarottolo, la cesoia, insomma, la potete rendere una macchina veramente completa, veramente adatta all'utilizzo professionale. Non che così non sia adatta, ma ancora meglio. Ho provato ad usarla anche manualmente in modo non stazionario, ho bordato un pezzettino, l'ho abbordato, su quello non ho troppa esperienza, nel senso che la uso sempre stazionaria, io bordare bordo in laboratorio, non in giro, quindi comunque per curiosità ho voluto bordare 1,5 metri di un pannello e l'ho abbordato tranquillamente, quindi tramite questa che va messa qua, come dicevo un'altra volta, e così. Si prende con due mani e si gira un po' dappertutto, anche su superfici rotonde, anche su superfici inclinate. Macchina promossa, io direi che posso ringraziarvi per avermi seguito anche questa volta, ringraziare i miei amici della Ferramenta Utensileria Affilatura Cervellin, che vi aspettano a Tezze sul Brenta, mi raccomando andate a trovarli, e vi do appuntamento al prossimo video, vi mostro per l'ultima volta la maniglia accessoria aggiuntiva di questa macchina e ci vediamo, ok? Grazie, ciao, ciao!